Amici di Telecapri, stasera siamo ad Afragola, precisamente ci troviamo presso il teatro Gelsomino, già vi fanno cenno i nostri amici, stasera evento eccezionale qui ad Afragola, mi sembra il primo in Campania, l'esordio degli Oblivion, no? Il primo concerto in Campania, ma prima di passare la parola a loro, questo gruppo meraviglioso di 5 persone che dopo conosceremo, un po' la storia, questo gruppo che nasce nel 2003 a Bologna, questa scuola musicale BSMT, famosa, famosissima, dove vi siete incontrati, dove avete iniziato questo bellissimo percorso che dura ormai quasi da 14 anni. Allora passiamo la parola, ci presentiamo da soli, dai. Sì, allora io sono Fabio, ciao a tutti. Fabio, un attimo, è lei che arriva solo. Francesca, che ovviamente... Ciao a tutti, ciao. Lorenzo, ciao. Perché questo spettacolo che si chiama Oblivion The Human Jukebox funziona così. Voi arrivate, scrivete su questi bigliettini i vostri cantanti preferiti, noi li sorteggiamo e li massacriamo in diretta insieme con voi. Quindi, questo è il gioco. Tutto in diretta. Tutto in diretta, assolutamente. Dicevamo, prima di parlare un po' dello spettacolo vero e proprio, un po' la vostra storia, no? Questo gruppo che nasce più di 10 anni fa, abbiamo detto circa 14 anni, un gruppo meraviglioso, avete girato un po' in tutta Italia o anche fuori dall'Italia? Allora, siamo andati in Svizzera, Canton Ticino, che comunque è importante, e poi siamo andati, ho usato la più piccola, adesso dico quella grande, siamo andati anche a Los Angeles, cioè addirittura a Beverly Hills, noi con Brenda, Dylan, Brandon, eravamo tutti insieme al Peach Pit a prenderci delle limonate, e sì, torniamo in campagna in realtà, siamo già stati al Teatro Bellini, non con questo spettacolo, ma con un altro nostro vecchio spettacolo, addirittura anche al Festival di Caserta Vecchia, se non ricordo male, uno dei primi anni della nostra attività. Al Festival con Otello, al Ravello Festival. E dimenticavi, questa è una cosa importante. Hai ragione, no? È la cosa più importante che abbiamo fatto nella nostra carriera praticamente, quindi è vero, mi ero dimenticato di Otello. Questo spettacolo, questo qua, dice, quindi unico spettacolo, debutto di questo spettacolo stasera, con questa cosa meravigliosa che dopo seguiremo, sorteggio in diretta dei cantanti preferiti del pubblico, e voi ovviamente li massacrerete come avete detto tu. Certo. Io la domanda può sembrare semplice, perché avete scelto questo nome, Oblivion? Per quale motivo? Perché non ne avevamo uno di meglio e abbiamo usato questo nome che è preso in prestito da Astor Piazzolla, un grande autore di tanghi, e quindi in pratica ce lo siamo ritrovati, lo abbiamo utilizzato e siamo diventati gli Oblivion, nostro malgrado, non volevamo chiamarci così, ma anche perché nostro agente dice che è un nome terribile, invece a noi piace ormai. Senti, dicevamo prima questa collaborazione con Fiorello proprio in questi giorni, no? Abbiamo visto... Ma sì, allora siamo stati a Edicola Fiore, quando? 4 giorni fa, qua, con una sveglia puntata alle 5 del mattino. Però con Fiore ci siamo incontrati tante volte, c'è un affetto, una stima reciproca, noi lo adoriamo e lui tutti sembra... un po' come tutti noi lo adoriamo. Esatto, e stare con lui è sempre stare un po' in famiglia, quindi siamo molto felici, è venuto a vederci a teatro tante volte, quindi veramente è un grande. Senti, prossime iniziative oltre a questo spettacolo? Ma questo spettacolo speriamo duri per sempre, perché ogni sera è diverso, quindi non ci annoiamo mai. Poi chissà. Quindi diciamo, il pubblico può anche venire più volte, perché cambia sempre. No, il pubblico viene più volte proprio perché c'è una grossa parte, più di metà dello spettacolo, la decidono chi viene. Quindi si rinnova continuamente. Questo, complimenti, veramente una bellissima cosa. Ecco, ciao, sono Graziana. Ecco qua, che mancava l'appello, poi manca ancora qualcuno, se non sbaglio. Sì, Davide che è in giro. Arriviamo Francesca, così alla spicciolata. Allora... un bel gruppo veramente, ovvero siete molto affiatati. Cosa vi dà l'energia per andare avanti in questo momento difficile un po' per tutti, no? Nel nostro paese, dal punto di vista economico? Non lo sappiamo nemmeno noi, la disperazione vera, andiamo avanti. No, forse perché ci conosciamo talmente tanto fra noi e ormai c'è un meccanismo instaurato veramente da tanti anni, per cui lavoriamo insieme da... Abbiamo detto dal 2003, quindi sì, 2003. Avete quasi dimenticato, tanto tempo. Sì, infatti, per cui... Eravate bambini quasi. Quasi, esatto. Ora abbiamo anche dei bambini che portiamo intorno con noi. E forse, non lo so, ci siamo trovati e andiamo avanti anche perché ci riteniamo fortunati. Siamo fra poche compagnie che lavorano così tanto durante l'anno e quindi ce lo teniamo stretto perché sappiamo che tanti colleghi non lavorano e invece noi... No, senti, su questo proprio guardavo, questo pubblico che vi segue in tanti, questa sera sicuramente ci sarà il pienone anche qui al Gelsomino di Afragola e questo vi dà l'adrenalina per andare avanti, no? Quella forza per continuare su questa strada e per portare sempre un rinnovamento a questo spettacolo. Sì, perché il pubblico è sempre veramente molto affettuoso con noi, entusiasta, per cui... E lo meritate, si vede che lo meritate. Bah, grazie, io
non stanno. Dopo vedremo, esatto, seguiremo. Diciamolo dopo. Dopo in diretta vedremo. Per cui insomma sono gratificazioni che ci fanno intuire che stiamo facendo bene, per cui andiamo. Sì, quindi possiamo dire nulla di scontato il vostro spettacolo, perché è online, si può dire. È online, il pubblico scrive qui e decide, noi sorteggiamo e massacriamo. E non vi siete messi d'accordo su quello che devono scrivere, ovviamente? No, no, perché li mettiamo nella boccia che vedete là. C'è sempre qualche malpensante, dice no, no. Adesso, Francesca, allora grazie della tua disponibilità, poi ci vediamo dopo. Sì. Allora. No, diciamo che noi istituiremo il notaio della serata che vigilerà sull'estrazione, è certo, se no... No, perché potrebbe essere una cosa pilotata, non lo è, come non dicevo, non lo è, perché siete molto preparati. Esatto, non ci sono penne che scoloriscono, è tutto tranquillo, cioè il sorteggio è reale. Allora, io volevo chiederti una cosa particolare, voi che ci siete un po' in tutto l'Italia, no? Il calore e l'affetto del pubblico campano, partenopeo, avete notato questa differenza? Guarda, il pubblico partenopeo che è abituato a un'altra comicità, anche altri cantanti, nei nostri confronti ha un'affettuosità e un calore che neanche noi ci aspettavamo, perché pensavamo appunto di essere una tipologia diversa di teatro rispetto a quello che di solito il pubblico campano vede. Invece abbiamo trovato un affetto e noi ci veniamo per questo. Però se mi consente, anche frutto del vostro lavoro, della vostra passione che ogni giorno mettete in campo, no? Non è dovuto a caso, è frutto di un lavoro, certo. Veramente tanto lavoro. Certo, il segreto di questo lavoro è lavorare tanto, di non andare mai in scena improvvisati, anche se c'è quel margine di gioco che ti permette di improvvisare, ma tra virgolette è il mazzo che ti fai prima, che fa sì che quando vai sul palco tu sia efficace. E poi noi lo facciamo con tanta fatica ma con tanto amore anche, perché poi la differenza lo fa la generosità. Oggi portare avanti questo discorso veramente è difficile, cosa potremmo consigliare ai nostri amici che ci stanno guardando, che vorrebbero intraprendere questo lavoro difficile, okay, ma con passione? Allora ragazzi, il segreto è la passione e ricordatevi che la differenza la fa la qualità, quindi a oggi sopravvive chi lavora ad un livello alto di qualità. Alla fine la qualità poi fa la differenza e ti, esatto, porta avanti. I colleghi ti hanno preceduto, parlavamo un po' di questa tanta passione, questo pubblico vi dà la forza per continuare, per andare avanti e per rinnovarvi sempre ogni giorno. Certo, siamo un pubblico fantastico, come vedete sto già prendendo i biglietti del nostro pubblico di Afragola, abbiamo Mina e Boccelli, cioè ci propongono già gli abbinamenti. Cioè. Quindi dovete solo sorteggiare. Scherzosamente Davide dice, ma non è che vi siete messi d'accordo col pubblico per gli attori, no, è tutto in diretta ovviamente, rigorosamente. Tutto in diretta, però ci siamo preparati. Siamo pronti da Tommy Riccio a Gigione, da Gio Donatello a Maldacea a Pasquariello. Melodici, napoletani, italiani, abbiamo tutto. Tutto. Bancomat ogni mattina e ho latitante, abbiamo tutto. Senti Davide, dicevo le difficoltà per portare avanti questo discorso, il momento non troppo felice per il nostro paese. Ma sì, per fortuna però questo momento poco felice per noi è una cosa buona, perché la gente vuole venire a ridere, la gente viene a teatro a ridere, quindi questa cosa per un'ora e mezza di evasione insomma dal momento difficile appunto che il paese ci regala, possiamo dire che per noi è una cosa buona. Senti Davide, dice prima con la tua collega, questo teatro meraviglioso, Gelsomino, no? Il calore che vi ha accolto, grazie anche al direttore artistico Antonio Nardiello, in collaborazione con i suoi colleghi, insomma, veramente una, come dire, un'occasione per il popolo che attende questi momenti. Beh, devo dire che non c'è mai successo in tutta la nostra carriera, e giriamo quasi a 10 anni, che appena messo piede dentro il direttore arriva, salve sono il direttore, prendete un caffè, guardate i presepi per la... cioè è stata una mostra, prima di arrivare in camerino c'è stata tutta una mostra della cultura proprio partenopea, ed è stato meraviglioso. E ricordiamo l'esordio di questo spettacolo proprio qui ad Afragola, al Teatro Gelsomino. Eh sì, teatro... Il primo in Campania. Eh sì, e anche la nostra unica data campana stasera, quindi è un evento anche per da non perdere per tutti. Allora ci vediamo dopo, vi seguiamo. Va bene. Grazie Davide, buon grazie lavoro. Grazie a voi, ciao. Allora in compagnia di Antonio Nardiello, direttore artistico di questo splendido teatro, il Teatro Gelsomino di Afragola. Grazie Antonio per la tua disponibilità. Hai preso in mano le idee di questo teatro famoso nella zona area nord di Napoli, lo stai riportando gli splendori, hai fatto un programma teatrale davvero importante che già abbiamo visto il pubblico che ha affollato stasera questo teatro, da tempo non si vedeva.
Diciamo che non sono io quello che è il promotore di tutta questa iniziativa, perché è la proprietà, la Gabbianella Club per Gianluigi Osteri e la signora Angela, che praticamente hanno portato avanti questo progetto di prendere questo teatro ormai, diciamo, in decadenza, aveva bisogno di una ristrutturazione totale e questa è stata fatta. È vero che noi da aprile in effetti siamo entrati in possesso della struttura, quindi da aprile ad oggi abbiamo cercato di fare il possibile, abbiamo rimodernato un po' tutto, dalle poltrone ai servizi, ai camerini, e ci siamo dedicati molto alla campagna abbonamenti. È stata una campagna un po' difficile da fare, è stata una scelta importante perché le critiche le abbiamo avute, ovviamente non abbiamo nel cartellone i soliti personaggi, per carità, di grande professionalità, di grande cultura, però noi abbiamo voluto fare qualcosa di diverso, siamo voluti uscire un po' fuori dai canoni e portare personaggi diversi, ecco, non voglio assolutamente parlare di bravo non bravo, ma diversi. Questa sera abbiamo un gruppo che è straordinario a livello, credo, europeo, se non oltre i confini dell'Europa, gli Oblivion, e hanno accettato di concedere questa data a noi in esclusiva regionale, quindi saranno solo da noi quest'anno, e per noi è un motivo di orgoglio e un motivo di cioè ci dà la possibilità e la volontà di farci continuare e di andare avanti in questo progetto. Aspettiamo solo gente, aspettiamo solo il pubblico, aspettiamo solo che i cittadini di Afragola si accorgano di questa realtà che non è nostra, è di Afragola. Tenendo nel teatro e cultura, la cultura serve al rilancio del territorio, e questo che volete fare? Noi abbiamo organizzato corsi di recitazione, corsi di dizione, abbiamo corsi di ballo, corsi di musica, corsi di coro gospel, abbiamo cercato di fare addirittura teatroterapia, stiamo cercando di fare tutto, stiamo cercando di avvicinare gli utenti a questa realtà, e chiunque voglia proporre venga, perché noi qui siamo una famiglia e veramente vogliamo essere una famiglia. Adesso c'è un foyer degno di chiamarsi tale, c'è un bar, c'è un servizio di un certo tipo. Signori, sono cose forse che sembrano banali, ma sono importanti, e anche queste cose avvicinano alla cultura. Noi vogliamo avvicinare tutti e noi stessi alla cultura. Un'ultima cosa, dopo gli Oblivion la stagione teatrale prosegue, hai preparato una bellissima stagione teatrale, solo qualche nome. Vabbè, ci sarà Pascià con Federico Salvatore ed altri, ci sarà Lucio Pierri, ci saranno tanti altri. Adesso sono anche un po' emozionato, sinceramente non me li ricordo nemmeno, perché stasera gli Oblivion per me sono qualcosa di fantastico. Ho lottato per averli e finalmente me li vado a guardare. Antonio, ciao. Non ci resta che raccomandare ai nostri amici di venire qua. Teatro Gelsomino di Afragola, stagione teatrale splendida, grazie al direttore qui artistico, che ha messo tutta la sua professionalità, la sua passione per dare al territorio un momento veramente importante da passare le serate, insomma, insieme e di svago anche. Grazie anche a Capri Event, che ci segue un po' dappertutto e che sarà prima o poi una emittente con un'esclusiva, ma sarà sempre più vicino a noi. Grazie al direttore artistico Antonio Ardiello, grazie, buon lavoro, grazie. Amici delle Capri, eccoci con Gianluigi Osteri, proprietario di questo bellissimo teatro Gelsomino di Afragola, un teatro che Gianluigi ha preso in mano pochi mesi fa, nel mese di aprile. È vero Gianluigi, un teatro che sta cercando di portare alla ribalta, un teatro che è stato chiuso per qualche anno, ma un teatro che serve al territorio, al rilancio del territorio. Sì, noi abbiamo rilevato questo teatro ad aprile e da allora è stato un susseguirsi di lavori, di programmazione e di obiettivi che stiamo raggiungendo di giorno in giorno, perché abbiamo affrontato tante e numerose difficoltà. Oggi i teatri muoiono, laddove i teatri muoiono abbiamo avuto con la nostra azienda il coraggio di riaprirne uno che tra poco sarà anche cinema. E non solo, stiamo dando un variegato programma al nostro utente, ai nostri ospiti, che non sia il solito, quello visto un po' tutto in giro. A tal punto abbiamo preso anche delle esclusive come gli Oblivion, che l'unica data in tutta la campagna, in tutto il sud, l'hanno proprio qui
ad Afragola, e quando dico Brivion dico anche Fiorello, visto che loro partecipano spesso al programma dell'artista in mezzo appunto su Sky 1 all'edicola. Senti Luigi, insieme al direttore artistico Antonio Ardiello avete cercato di predisporre un programma di alta qualità, veramente un programma che può diciamo, rispondere alle esigenze un po' di tutto il pubblico, no? Un pubblico non soltanto dell'area fragolese ma anche di tutta la Campania. Abbiamo visto stasera presente gente da Benevento, insomma da tutte le parti della Campania. Sì, il nostro obiettivo, come fu anche dichiarato dal sottoscritto in conferenza stampa all'apertura, all'inaugurazione appunto del teatro, è quello di rendere questo un teatro in provincia, non di provincia, motivo per il quale possa essere questo teatro in futuro un punto di aggregazione culturale che spazia appunto dal musicale, dal teatrale, perché noi abbiamo anche unico in questo in tutta Napoli e provincia, abbiamo anche un cartellone di musica classica che è molto insolito appunto da trovare in giro in quelli che sono gli atelier teatrali, e poi appunto quello di abbracciare un po' tutta la provincia e non solo quella di Napoli ma anche un po' di tutta la Campania. Stiamo lavorando già per il prossimo anno appunto per avere in esclusiva delle date importanti con artisti di calibro e di notevole spessore. Luigi, prima ho sentito il tuo intervento, davvero ti faccio i complimenti, dove vedevo un po' il pubblico presente in sala, no? Io prima dicevo Avellino, ma c'erano anche persone da Benevento, cioè Benevento, Avellino, Salerno, però tu hai detto un po' una bella parola, il virus afragolese, forse c'erano pochi spettatori da Afragola, bisogna ancora incentivare, ancora fare qualcosa per il territorio. Ma partiamo da un luogo comune ormai solito in tutto, quello che può essere la cultura, ma anche nei percorsi imprenditoriali, no? Si dice sempre nessuno è mai profeta in patria, gli afragolesi sono un popolo molto educato al teatro. Magari dicevi, perdonami, un po' polemico, qualche bigliettino contro questa nascita di questo teatro, c'è sempre qualcuno che rema contro. Ma sì, perché questo teatro comunque nasce da una gara, è comunque un teatro comunale, è normale che ci siano a volte delle avversioni che spesso non sfociano nel politico ma diventano anche delle vere e proprie invettive di sgradevole tono, però ecco, voglio dire, noi stiamo portando la cultura, siamo servi della cultura, motivo per il quale non abbiamo nessun colore politico e siamo qui solo per dare, ecco, un'offerta e per restituire ad Afragola e non solo dei momenti di, appunto, di aggregazione, dei momenti culturali, dei momenti di divertimento, perché anche il nostro cartellone è un cartellone comico, è un cartellone di gioia, quindi questa è una strada molto difficile, ripeto, è una rivoluzione culturale accompagnata da un'impresa commerciale, perché comunque un teatro ha tante spese, siamo appena partiti, non godiamo ancora di tanti sovvenzionamenti della regione, motivo per il quale è tutto sulle spalle della nostra azienda che io rappresento, ma anche degli sponsor che invece sono stati molto attenti alla problematica del teatro da riaprire in città e quindi non hanno fatto sentire il loro affetto intorno a questa impresa. Manca l'ultimo aspetto più importante, la divulgazione. Ecco, quante più persone possono sapere che il Teatro Gelsomino è aperto, all'interno del quale c'è anche un coffee book con una libreria, faremo delle serate musicali, jazz, c'è anche qui appena arrivato un bel pianoforte che noi abbiamo detto in maniera ironica, ma non solo, anche in maniera allusiva, che è il nostro addobbo natalizio, no? Il nostro pianoforte è il nostro albero, quindi stiamo veramente impiegando tutte le nostre forze per riaprire e dare un'anima a un teatro. Bene, dicevi Gianluigi, forse non tutti sanno che il Teatro Gelsomino è ancora vivo. Prima parlavi di cultura, la cultura serve per il rilancio del territorio. Abbiamo visto la presenza anche del sindaco Tuccillo, quindi a dimostrazione che il teatro è cultura, la cultura serve al rilancio del territorio. Quest'area un po' martoriata, l'area nord di Napoli, spesso sulla cronaca per eventi di cronaca nera, ma noi vogliamo mettere in risalto il lato positivo di questa area nord di Napoli, dell'area partenopea, che è gente verace, che vuole andare avanti con passione, con forza. Sì, io ho sempre detto che Napoli e anche la provincia non è solamente terra dei fuochi ma anche terra di eccellenze. E anche terra di passione. E anche terra di passione, assolutamente. Una passione che noi, ripeto, ogni giorno vediamo sempre più intorno a questo teatro, perché sta avendo una sua programmatica crescita e come tale è uno step to step, no?
E poi voglio concludere questa piacevole intervista, e ringrazio anche voi per la vostra presenza questa sera, che un vincitore, diceva Mandela, è quello che sogna e che non smette mai di sognare. Ecco, io sono una persona che quando ha preso questo teatro sognava e ancora sogno che qualcosa di veramente importante si possa realizzare in un territorio, come dicevi, anche martoriato e discusso. Qua adesso stiamo facendo cultura, divertimento, aggregazione, energia, simbiosi. Manca un ultimo piccolo tassello, quello della gente che deve venire qui a trovarci. Se siete d'accordo, aggiungerei una frase di Doriana Fallaci, no? Una collega giornalista scomparsa nel 2008, che lei aveva questo pensiero: una vita a quattro sensi, amare, soffrire, lottare e vincere. Amare tanto, soffrire poco, lottare tanto, tanto, vincere sempre, voi vincerete questa scommessa. Io ti ringrazio, sono un ariete di nome e di fatto, accetto la sfida e vado avanti. Alla prossima, buon lavoro Gianluigi. Grazie a tutti dallo staff del Teatro Gelsomino. Naturalmente tutti quanti al Teatro Gelsomino per questa meravigliosa stagione teatrale programmata dal proprietario Gianluigi Osteri in collaborazione con il direttore artistico Antonio Nardiello. Vi aspettiamo tutti quanti qua, Teatro Gelsomino a Fragola in provincia di Napoli.